Salve e bentornati su TuttoTech. Quest'oggi vedremo insieme TuneKit iPhone Unlocker, un programma che, come da nome, ci permetterà di sbloccare il nostro iPhone. Che abbiate dimenticato il vostro Apple ID o il vostro codice di sblocco non c'è nessun problema, vi basterà infatti collegare lo smartphone al PC e seguire pochi semplici passi. Inoltre, grazie al coupon che trovate in descrizione, avrete accesso ad uno sconto speciale del 30% sul prezzo totale. Ma ora andiamo in postazione e scopriamo come scaricarlo, installarlo e utilizzare tutte le sue funzionalità. Dunque, per iniziare ci richiamo sul sito di TuneKit, che ovviamente vi lasceremo in descrizione. Dopodiché è molto semplice, andiamo sulla sezione Download Center e troviamo l'applicazione che ci serve, in questo caso è iPhone Unlocker. Clicchiamo ovviamente sul download a seconda del software e del sistema operativo insomma che utilizzate, in questo caso è Windows, quindi scarichiamo il programma. Attendiamo il termine del download e lo eseguiamo. Dunque, una volta scaricato, apriamo ovviamente il file, accettiamo insomma i termini, scegliamo dove scaricare, dove installare anzi il software, e io non lo voglio creare, ma si può ovviamente creare uno shortcut sul desktop, dopodiché installiamo. Perfetto, ora apriamo il programma e vediamo come ci si presenta. Eccoci, questa è la schermata principale dell'applicazione. Qui abbiamo diverse opzioni, come vedete sulla sinistra abbiamo l'opzione ovviamente quella prioritaria, ovvero la più magari richiesta, che è quella per rimuovere l'Apple ID dal vostro dispositivo. Altrimenti sulla destra abbiamo altre opzioni che ci permettono, come questa qui in alto, di rimuovere la schermata di sblocco e quindi di bypassare il codice, in caso ovviamente l'abbiate dimenticato. Tuttavia, prima di proseguire, vediamo un attimo le differenze tra la versione gratuita e a pagamento dell'applicazione sul sito ufficiale. Perché infatti, se notate, qui abbiamo una freccettina che ci permette di registrare il prodotto nel caso lo avessimo acquistato. Eccoci! Dunque, tornando alla schermata principale del sito, troviamo più in basso ovviamente le varie indicazioni su come seguire correttamente il programma, le altre funzionalità disponibili, e più in basso troviamo la sezione che ci indica le varie differenze tra la versione gratuita del programma e quella a pagamento. Come potete ben vedere, la versione gratuita non offre la maggior parte delle funzionalità, infatti per sbloccare correttamente lo smartphone e bypassare ad esempio il codice di sblocco o rimuovere l'Apple ID è necessario avere la versione a pagamento. A tal proposito vi ricordiamo appunto di scaricare e approfittare del codice sconto del 30% che trovate in descrizione. Bene, eccoci di nuovo sull'applicazione. Ora proveremo a rimuovere l'Apple ID dal nostro dispositivo. Quindi clicchiamo sul riquadro alla nostra sinistra e vediamo le indicazioni. Ovviamente, purtroppo, l'applicazione non è disponibile in italiano. Infatti, se andiamo nelle impostazioni, sempre cliccando sulla freccettina in alto, vediamo che le varie lingue disponibili sono soltanto queste. Quindi dovremo seguire questi passaggi, ovviamente in lingua inglese in questo caso, e che ci diranno di inizialmente collegare lo smartphone al PC tramite il cavetto USB e ovviamente sbloccare il dispositivo. Nel caso il dispositivo tuttavia non venga riconosciuto, è possibile cliccare qui in basso e provare questi altri tre metodi consigliati dal software. Ovviamente provare a togliere e reinserire il cavo, controllare altre porte USB del PC e è molto importante assicurarsi che la versione di iTunes sia la più recente installata, perché altrimenti non potrebbe non venire riconosciuto. Infatti in fase di installazione ci è successo di dover riaggiornare iTunes per permettere al programma di funzionare correttamente. Una volta collegato correttamente lo smartphone al PC e aver dato modo al programma di riconoscere il modello, clicchiamo sul tasto Start per proseguire. Attenzione che se il nostro iPhone dovesse avere installata una versione di iOS pari o precedente al 13, allora non ci sarà bisogno per l'applicazione, per il software, di scaricare un pacchetto firmware apposito. In caso contrario, se aveste una versione di iOS superiore pari o superiore al 14, allora sarà necessario scaricare un pacchetto, che tuttavia farà in automatico, quindi non è soltanto un passaggio in più. Infatti, come potete vedere, in caso appunto lo smartphone avesse una versione superiore ad iOS 14 o pari al 14,
avremo questa schermata che ci permetterà di scaricare automaticamente un pacchetto software compatibile con lo smartphone in questione. Una volta finita l'installazione, che ovviamente potrebbe durare un bel po' dato la dimensione del pacchetto, arriveremo alla schermata che ci permetterà di sbloccare l'Apple ID. Anche qui dovremo semplicemente attendere che il software compia la sua operazione. Bene, ora vediamo brevemente come utilizzare l'altra tra le funzionalità più utilizzate e insomma richieste dal software. Quindi vediamo come bypassare la schermata di sblocco e insomma accedere al nostro dispositivo in caso, non so, avessimo dimenticato il PIN di sblocco. Prima di iniziare e cliccando il tasto Start, vediamo brevemente le note qui in basso, perché ci avvisano che innanzitutto lo smartphone verrà completamente resettato durante la procedura, che l'ultima verrà installata, l'ultima versione di iOS disponibile, e ci chiede ovviamente di avere insomma, la batteria sufficientemente carica da sostenere tutta l'operazione. Bene, una volta cliccato sul tasto avvio, ci ritroveremo in questa situazione dove il software ci chiederà di applicare, avviare anzi, sullo smartphone una modalità, che è la modalità DFU. In questa modalità lo smartphone si avvierà parzialmente per permettere di reinstallare un software tramite un backup o appunto un pacchetto firmware. Seguiamo quindi questi, insomma, piccoli step che ci vengono descritti e arriveremo dunque alla conferma del software da installare e anzi del modello sul quale installare questo software. Quindi una volta confermato tramite le varie tendine, scaricheremo il software in questione, attenderemo ovviamente un po' perché insomma anche questo pesa e una volta finito il download, ci ritroveremo a poter semplicemente sbloccare lo smartphone cliccando sull'apposito tasto. E niente, una volta finito, cliccheremo sull'ultimo pulsante e concluderemo la procedura. Bene, queste erano tutte le cose da sapere su TuneKit iPhone Unlocker. Prima di salutarci, vi ricordiamo di approfittare del coupon sconto del 30% in descrizione. Inoltre, vi ricordiamo di seguirci sul nostro blog per tutte le news dal mondo tech. Alla prossima! Audio.